Hola a tutte dolcezze! Allora, quest'oggi finalmente, ragazze, finalmente riesco a girare un video. È da circa una settimana che non sto avendo tempo nella maniera più assoluta tra impegni, tra palestra, correre, tra tutto, tra lavoro, eccetera. Non ho avuto assolutamente tempo, sono sincera. Quindi mi dispiace non trovare qualche volta tempo, no, per fare video, perché comunque sia una cosa che mi piace, che mi piace comunque sia parlare di make-up con voi, avere dei confronti, comunque se mi piace anche curare il nostro canale. Quindi oggi sono qui per farvi vedere i top, i più utilizzati del mese di settembre-ottobre, perché il mese di settembre l'ho saltato in quanto sono partita per Palma de Mallorca. Sono tornata i primi di ottobre e poi praticamente quindi ho saltato i più utilizzati di settembre, quindi unirò l'utile al dilettevole. E intanto ragazze, magari se vi fa piacere, comunque se volevo anche inserire qualcosina anche di non beauty, visto che io ovviamente faccio qualche video di abbigliamento, di accessori, quindi per farvi vedere un pochettino ciò che mi piace indossare anche di più. Allora ragazze, partiamo da il make-up. Allora, per quanto riguarda il make-up, voglio assolutamente consigliarvi e promuovervi questo pennello, che è uno dei pennelli che ho più utilizzato in questi 2 mesi. Si chiama Bronzer Brush ed è di Essence. Praticamente questo pennello fa parte della linea Make Me Pretty, che uscì circa un mesetto fa da Essence. Io questa linea l'acquistai presso il sito Cosmetics for Less, che è un sito tedesco che rivende vari marchi Essence, Catrice, Makeup Revolution, e comunque se essendo un marchio tedesco riuscite magari a trovare prima dei prodotti di Essence che magari qui arriveranno dopo, che comunque sia qui c'è una buona percentuale che non riuscite a trovare. Quindi ho acquistato questo qui insieme a tutti gli altri pennelli, tutto l'altro set. Magari vi lascio il link da qualche parte, così magari se volete andare a dare un'occhiata potete farlo tranquillamente. Questo si chiama Bronzer Brush ed è un pennello che Essence ha ideato più che altro per il bronzer, ma io non lo utilizzo come tale perché, come potete vedere, è davvero molto ampio come pennello, ha le setole belle fitte. Io lo utilizzo per applicare e sfumare il fondotinta. Mi piace tantissimo perché comunque sia non lascia le striature, dà un effetto comunque sia coprente ma allo stesso tempo non finto. Ed è un pennello che mi sta piacendo davvero tanto 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 tanto, quindi assolutamente vi consiglio e l'ho utilizzato tantissimo. Un altro pennello che ho utilizzato tanto questo mese si tratta di questo pennello fake della Real Techniques. Anche qui, ragazzi, vi ho fatto il video relativo a tutto il set di pennelli che ho acquistato presso AliExpress. Sempre vi lascio il link del video il box informazione, comunque se la vedrete qui da qualche parte spuntare. Ed è questo, si chiama 300, è il numero 300 ed è il pennello per applicare il blush, si chiama blush brush. Allora, come potete vedere, è un pennello fatto a fiamma, voi lo potete utilizzare anche un pochettino per il contouring, per effettuare un contouring un po' più sfumato. Io l'ho utilizzato e l'ho amato per il blush, perché comunque sia, essendo comunque sia un pennello non fittissimo, però riesce a prendere davvero tanto prodotto, specialmente nei blush in cui la scrivenza non è magnifica, riesce a prendere bene il prodotto e comunque sia lo riesco a sfumare bene. Anche qualora voi abbiate dei blush magari un po' più pigmentati, anche se utilizzate questo, non vi fa la macchia perché comunque sia riuscite a lavorare bene il prodotto. Mi piace tantissimo, le setole sono davvero molto morbide, mi ha perso giusto giusto ora un peletto, però nei vari lavaggi non mi ha perso peli, non mi ha perso morbidezza, non mi ha perso colore. È davvero un pennello che vi consiglio alla grande. Come un altro pennello che vi consiglio alla grande, che è diventato il mio pennello del cuore, è questo pennellino di Essence della nuova linea dei pennelli che è uscita da un pochettino. Si chiama Eye Blender, è questo qui viola, più che viola è lilla, che è uno dei miei colori preferiti.
Di cui, ragazze, ve ne ho parlato davvero tantissimo, ne avete le palle piene, però per me questo pennello è stata una scoperta. Mi piace perché comunque si riesce a prendere bene l'ombretto, lo riesce a sfumare bene, delle belle sfumature ampie. Quindi magari se cercate un pennello con delle, che vi effettua delle sfumature un po' più precise, questo non è adatto, però assolutamente per delle sfumature belle ampie, belle sfumate, ve lo consiglio e costa 1,89 euro, quindi meglio di così se muore. Poi ragazze, altro prodotto che ho utilizzato tantissimo questo mese, si tratta di questo fondotinta di Yves Rocher che ho acquistato proprio nel corner, nel negozietto che c'è alle porte di Catania. Si chiama Zero Difetti ed è nella colorazione 100, sì, ciao 100, ed è fatto così, è un fondotinta liquido da 30 ml. Ed ha, dice che ha una resistenza, ecco, di 14 ore. Io ovviamente non lo so per 14 ore perché non l'ho toccata per 14 ore, però devo dire che ha una buona resistenza. Se vi interessa, ragazze, vi farò un video di applicazione in cui parleremo un pochettino bene di questo fondotinta, se vi interessa. Devo dire che non mi sta dispiacendo ed è un fondotinta che sto utilizzando davvero con voglia, ecco. Poi un altro prodotto per quanto riguarda la base è questa cipria di Debby, si chiama Powder Experience Matte and Fix Powder. Io l'avevo vista questa qui da Mr. Daniel Makeup e mi ha parlato benissimo, e poi per una cipria low cost di 5 euro assolutamente l'ho voluta prendere, già ha un bucone pazzesco. Io questa qui l'acquistai circa l'anno scorso quando sono salita insieme al mio fidanzato dei miei cognati e l'ho trovata lì. Devo dire che mi piace tantissimo, fissa bene, trattiene comunque se il sebo davvero molto molto bene, quindi assolutamente è un prodotto che mi piace anche perché fa durare la base ancora più a lungo. Poi, sempre per quanto riguarda la base, sto terminando, se non è già terminato, il correttore, questo qui di L'Oreal, si chiama Accord Parfait. Un correttore che comunque sia, mi sta piacendo tanto, perché mi è piaciuto tanto perché va a coprire abbastanza bene, non dà un effetto troppo finto, si sfuma molto bene e anche questo dura. La mia è nella colorazione 4 beige, ha un costo di 8-9 euro, l'ho preso con uno sconto alla Gardenia. Però se vi trovate, io comunque sia ve lo consiglio perché anche comunque sia un buon effetto illuminante. Poi ragazze, per quanto riguarda gli occhi, allora per quanto riguarda gli occhi devo assolutamente citarvi questa palette di Sigma, si chiama Warm Neutral e me l'ha regalata il mio fidanzato per Natale, quindi un anno fa. Questa me la sono portata come unica palette nel mio viaggio presso Palma de Mallorca e l'ho sfruttata tantissimo e mi è piaciuta tantissimo. Questi sono dei colori naturali, quindi niente di eccessivo. L'unica cosa che manca in questa palette è un nero opaco, però io non ho, solitamente non tendo ad utilizzare tantissimo il nero opaco, sono sincera, quindi non ne ho sentito particolarmente la mancanza. La cosa che mi piace è che c'è questo color beige naturale, molto pigmentata, gli ombretti sono di altissima qualità, sono ben sfumabili, non fanno macchia, si sfumano facilmente, hanno una buonissima durata. Io però, ragazze, tenete conto che utilizzo sempre il primer sotto, non quando vado a realizzare un trucco occhi utilizzo sempre un primer per qualsiasi tipo di ombretto, sia da quello più low cost sia da quello più high cost. E mi ci sono trovata davvero molto molto bene. Questa è una palette che mi piace tantissimo, ha quei colori di transizione che sono essenziali per un make-up, ha questo borgogna che è qualcosa di eccezionale. Infatti ho fatto anche il video fall make-up look, quindi un look ispirato all'autunno, magari ve lo lascio qua sotto. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo, credo che sia una palette davvero molto carina. Questa la potete reperire sul sito Stock Makeup, che vi consiglio perché è davvero un sito davvero molto molto buono, affidabile e professionale. Altra palette che ho utilizzato tanto è della marca I Love Makeup, che è tipo una sottomarca, una specie di accoppiata alla Makeup Revolution, ed è la dupe della palette Chocolate Bar di Too Faced, ed è fatta così questa palette. Anche qui ha tutti i colori neutri, portabili da tutti i giorni.
ha questo color panna opaco che adoro, ha questo color verde oliva bellissimo, anche questi altri colori che mi piacciono davvero tanto, ha questi marroncini che io, oh mio Dio, potrei sbavare per i marroncini, adoro anche questo colore. Diciamo che è una palette che ho utilizzato tutta, tranne questo colore qui, perché lo trovo davvero un colore molto 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 brutto. Sono sincera, poi è anche poco scrivente. E comunque se è una palette che costa, mi pare, 10 euro. Io l'ho presa su Macillaria, 10 euro. Ed è una palette che vi consiglio. Ve la potete portare in viaggio perché grazie a tutti i colori di cui avete bisogno. Manca il nero, però magari ve lo portate in un ombretto a parte. Però davvero è una palette molto 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 buona, specialmente per il prezzo che ha. Poi, ragazze, per quanto riguarda il viso, ho utilizzato questa qui, che è la mini size di Chocolate Soleil di Too Faced, si chiama Medium Deep Matte Bronzer ed è questa qui. Oh mio Dio, che profumo di cioccolato inebriante! Mi piace davvero tanto questa terra. Si sfuma molto bene e dà un bel effetto, quindi assolutamente mi piace tanto. E poi come blush ve ne voglio citare due di Essence. Allora, il primo già lo conoscete, è il blush della collezione di Cinderella, il numero 01 So This Is Love. È questo color pesca rosato, molto bello, portabile da tutti i giorni. Anche questo me lo sono portato a palma. L'ho utilizzato quasi ogni giorno, sia per i trucchi un po' più soft, ma anche per i trucchi un pochettino più impegnativi, e ci stava davvero al bacio. Ha una buona durata, io questo qui ve lo continuo a promuovere perché mi piace tanto. Come vi promuovo per la prima volta, questo si chiama Matte Touch Blush nella colorazione 20 Bury Me Up. Io mi intrippo con i nomi. Ed è questo colore bellissimo, un colore che dà subito un effetto salute alle guance. Anche questo molto pigmentato, texture setosa, ha una buonissima durata per essere un blushettino che costa sulle 2-3 euro. E poi un effetto matte opaco che, specialmente per le ragazze che soffrono di acne, di comunque sia delle imperfezioni, no, alla pelle, non ci sono iridescenze particolari. Come illuminante, ragazze, ho utilizzato sempre della collezione Cinderella di Essence l'illuminante, la cipria illuminante 01 The Glass Slipper, che è questo illuminante però sul rosato, davvero molto molto bello. Comunque sia, dà un effetto naturale, non è uno di quegli illuminanti patacquosi, e mi è piaciuto. Scusate lapsus, ho dimenticato di farvi vedere alcuni prodottini per gli occhi. Per gli occhi ho utilizzato questo eyeliner di Wet n Wild, si chiama Mega Liner ed è un liquid eyeliner che costa sulle 3 euro, è quasi introvabile dove sto io. Mi piace tanto il pennellino, che comunque sia è di quelli che si muovono, non è di quelli fissi, e sinceramente ultimamente mi sto trovando meglio con questo tipo di eyeliner. Questo mi piace perché comunque sia riesco a stendere l'eyeliner in maniera ottimale, non perfetta ma ottimale, ed ha un bel nero. Ultimamente, siccome mi sta terminando, il nero comincia un pochettino a scarseggiare ed essere un po' più tendente al grigio, però inizialmente era davvero wow. Altro prodotto top è questo matitone di Kiko che sto terminando, il Long Lasting Sticker Shadow nella colorazione 28, che è entrato in gamma permanente. Questa è una vecchia collezione. Praticamente è tutto questo il matitone che mi rimane. Mi piace tanto di utilizzarlo sia come base, per comunque sia andare ad enfatizzare gli ombretti, o comunque sia come matita color burro all'interno dell'occhio. Non mi dura tutto il giorno all'interno dell'occhio, sono sincera, però quelle 5 orette me le fa, 4-5 orette. E come mascara sto utilizzando tanto uno dei mascara che sto utilizzando, è l'Ultra Tech Curve Curling Mascara, sì, ce la possiamo fare, Nelly. E il mascara che sto utilizzando anche oggi, se si può vedere qualcosa, ha lo scovolino fatto in elastomero a mo' di cucchiaio. Anche questo mi piace tanto perché comunque sia va a districare le ciglia, le va un po' a volumizzare. Vi vorrei anche su questo qui fare un video in cui ve lo faccio vedere magari in comparazione a un altro se vi interessa. Però devo dire che mi piace davvero tanto e va veramente a incurvare le ciglia. Non so se sempre si riesce a vedere.
dà un bel effetto anche, diciamo, abbastanza drammatico, però c'è un però, ossia che va un po' lavorato, nel senso non è un mascara che voi mettete, zacchete, zacchete, zacchete e ve ne andate, no, va un pochettino lavorato, quindi magari se siete di fretta non è il massimo. Stavamo dicendo per le labbra, vi faccio vedere la combo di questi due prodotti. Si tratta delle nuove matite per labbra di Wycon, la mia è nella colorazione 29 Malva Rosato. Queste matite sono, ragazze, eccezionali, eccezionali, hanno una scrivenza pazzesca e hanno una durata pazzesca, e anche da sole, come rossetto, anche su tutte le labbra, vanno più che bene perché hanno un'ottima durata, hanno un'ottima pigmentazione. E danno anche un bellissimo effetto matte opaco, quindi fantastiche. E costano 1,90 euro scontate all'epoca, ora sono 2,90 euro, ma quindi sempre prezzi buonissimi. E poi vi parlo del Matte Sublime Lipstick di Wycon, sempre nella colorazione 627 stavolta, però se non sbaglio si chiamava sempre Malva Rosato, era in combinato. Ed è, vedete, comunque siamo abbastanza consumato perché lo utilizzo come rossetto da tutti i giorni. È ottimo sia da solo sia con la matita, però con la matita ovviamente tende a durare un po' di più, e comunque sia anche da solo come rossettino da tutti i giorni è più che buono perché ha una buona durata. Come altra combo che mi sta piacendo tantissimo è la matita di Essence, la numero 05 Softberg, che è diventata una delle mie matite labbra preferite in assoluto, perché diciamo, dicevano che fosse la dupe di Lolita di Kat Von D. Io adesso ho Lolita e devo dire che il colore non è uguale, però sebbene non sia uguale è davvero un colore bellissimo, e praticamente vado a contornare tutte le labbra e a riempirle con questa matita, e al di sopra, specialmente nella parte centrale, vado ad applicare questo rossetto liquido opaco di Bottega Verde nella colorazione, non mi ricordo mai come si chiama sto rossetto. Ah, ok, si chiama Rosa Velluto, Pink Velvet, Rosa Velluto, ed è davvero bellissimo. Ha l'applicatore fatto a spugnetta. Si applica e praticamente dà un bel effetto duochrome, un bel effetto volume alle labbra, e questa combo, ragazze, al bacio. E la cosa bella anche di questa combo è che comunque sia è un pochettino nei trend, che si vede tantissimo su Instagram, quelle labbra un pochettino grigiastre. Mi piace tanto, è davvero bellissimo. Questo rossetto anche da solo ha un'ottima tenuta, dà un bellissimo effetto matte, opaco, velluto alle labbra, e sinceramente mi piace tanto, e sicuramente ne prenderò altri di questi rossettini liquidi e ve li consiglio. Mi piacciono tantissimo. Come maglietta, la maglietta che ho più utilizzato e che io sto adorando è questa maglietta. Ahia, ho sbattuto la testa. È questa maglietta di Piazza Italia, fatta così. Questa è praticamente della linea, diciamo, sportiva di Piazza Italia, no? Io l'ho presa questa qua con gli sconti circa primavera e l'ho pagata davvero ben poco, se non sbaglio 5-6 euro, a prezzo pieno costava sulle 10 euro. E questa maglietta a maniche lunghe, bellissima, di questo bellissimo colore, e l'adoro, la utilizzo sia per tutti i giorni sia anche con una gonna a vita alta, e mi hanno fatto anche i complimenti perché l'hanno trovata una maglietta sexy. Io non so, probabilmente un po' di sexy è, perché comunque sia questo scollo sia davanti che di dietro. Mi hanno fatto i complimenti, assolutamente mi piace tantissimo. Adesso ne sono uscite altre magliette così uguali da Piazza Italia, infatti ne ho presa una, poi vi farò il video, ragazze, promesso. Tra l'altro, ragazze, adesso ci sono gli sconti al 50% da Piazza Italia, quindi andate, ite, ite. Assolutamente è una maglietta che mi piace davvero tanto. Un altro prodotto di bijou, però stavolta, che mi piace tanto è questa collanina. Questa collanina l'avete vista praticamente negli ultimi 2 o 3 video, perché è una collanina. Aspetta che me la tolgo. È una collanina che io sto utilizzando davvero tanto. Si tratta di una croce fatta così. È una collana, ragazze, super semplice, elegante, raffinata, che potete utilizzare sia la mattina, perché comunque se non è niente di che effettivamente, ma che potete utilizzare anche la sera quando magari avete delle magliette un pochettino più particolari, non volete usare con i bijou. È davvero molto 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 bella. Io poi amo le collanine con le croci,
ultimamente le sto adorando ed è davvero molto 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 bella. Anche di questa mi hanno fatto i complimenti. Il prodotto, ragazzi, di cui voglio parlarvi si tratta di questo smaltino di Avon della linea Speed Dry Più. Si chiama Vamp It. Allora, questo è uno degli smalti che mi avete visto è lo smalto che mi avete visto indossare nell'ultimo video. È questo bellissimo color bordeaux, molto 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 scuro, che io adoro ed è perfetto per il periodo autunnale. Sì, attualmente le mie unghie non sono proprio autunnali, però mi piaceva davvero tantissimo questo smalto e lo volevo indossare lo stesso, scusate. E questo mi piace tanto, si stende molto bene, io comunque se faccio sempre due passate e si asciuga davvero super super in fretta. La grande pecca, che per me è una pecca abbastanza forte, è che questo smalto non ha un'ottima durata, nel senso sta bene 3 giorni, già al quarto giorno si sfalda in una maniera davvero un po' orripilante. Quindi se volete uno smaltino da mettere per 2 o 3 giorni, perché siete dei tipi che vi piace cambiare tanto lo smalto, allora ve lo consiglio. Se cercate comunque sia uno smalto che abbia una lunga permanenza sulle vostre unghie, non va bene. Ragazze, questo è tutto per quanto riguarda i più utilizzati nel mese sia di settembre che di ottobre. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere giù nei commentini se abbiamo qualche prodottino in comune, se voi volete consigliarmi qualche cosina. Io, ragazze, sono sempre disponibile. Io, lo sapete, commento, rispondo sempre a tutte, assolutamente. Mi fa davvero tantissimo piacere, se no non starei qui su YouTube, cioè, voglio dire. Ovviamente, ragazzi, giù nel box informazioni trovate tutti i link di Instagram e di Facebook, perché ragazzi lì ci sono sempre, anche se ultimamente con meno frequenza, perché ultimamente ho avuto, come vi ho già detto all'inizio, un bel po' da fare, però cose belle di cui magari vi vorrei parlare. Magari, ragazzi, se vi fa piacere, intanto la butto lì, poi magari non se ne fa niente. Magari farò un video in cui rispondo alle vostre domande, in cui magari qua sotto, anche su Instagram, dove volete, mettete l'hashtag AskNelly e magari io vi rispondo, non magari, io vi rispondo in un video parlando un pochettino, chiacchierando con voi e conoscendoci un pochettino di più, anche perché, come avete visto, in questi anni in cui sono stata su YouTube non ho parlato tantissimo della mia vita privata, anche perché la vita privata è privata, appunto. Però ci sono delle cose che mi piacerebbe condividere magari con voi, magari in un video in cui rispondo a delle vostre domande, magari non troppo 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 personali, mi farebbe davvero tantissimo piacere. Io vi mando tantissimi baci, vi ricordo di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale se vi piacciono i video che faccio. Io continuo a darvi tantissimi baci e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao bellezze!